Il turismo è una preziosa risorsa per la Calabria, ma le nostre ricchezze paesaggistiche, culturali, enogastronomiche sono rese fruibili? Lo scopriremo oggi ad Opinione. Potrebbe essere interessante, sempre se faranno tutte le infrastrutture e tutto quello che è necessario. Se tu pensi che la stazione è chiusa, l'aeroporto è chiuso, strade non ce ne stanno, quindi come deve arrivare la gente? Secondo me no. Penso che sia veramente un qualcosa di eccezionale, perché la Calabria, secondo me, parere personale, è una regione sottovalutata, sfortunatamente un po' carente. Vuol dire che abbiamo, dai, un po' di mete da visitare, dai. Certo, è una bellissima regione la Calabria. Siamo messi, se parliamo di Crotone, siamo messi un po' male perché viene, secondo me, non utilizzata, i canali giusti e il verso giusto. Però purtroppo qui si lotta per sopravvivere, quando invece si potrebbe vivere con tanto turismo. Una bella, ottima idea. Vuol dire che si può fare lo sviluppo per il turismo qua? Assolutamente sì, Crotone è bellissima, ma la Calabria è bellissima. Purtroppo non c'è molto, non c'è turismo perché non ci sono i trasporti. L'aeroporto è chiuso, per arrivare con i treni non ci sono assolutamente mezzi. Ci sono solo i pullman, basta. Però è bellissima. Beh, qua si mangia benissimo. E c'è di tutto, abbiamo un vino DOC per eccellenza, Ciro, poi Le Castelle è una zona stupenda, ma anche Tropea, ma la stessa Crotone, Isola, c'è una costa che ci sono in poche parti, c'è veramente pochi posti, hanno questa struttura, è bellissima. Non ci sono servizi, non ci sono divertimenti per i giovani, non abbiamo né aeroporti, né ferrovie, né strade, ma onestamente non so come, da dove hanno preso questo spunto. È bello come territorio, è bello, però mancano proprio le infrastrutture per arrivare qua. Ovviamente la Calabria ha molti posti, insomma, da visitare, ma anche un patrimonio ricco di cultura e di storia da raccontare. Vanno valorizzate, va valorizzato il turismo, va valorizzata l'agricoltura e anche le questioni che riguardano il porto, ad esempio, di Gioia Tauro. Ovviamente chi viene da fuori deve essere nelle condizioni non solo di trovarsi in situazioni adeguate rispetto ai trasporti, ma anche alle infrastrutture che vanno incentivate, insomma, e valorizzate. Ci sono dei luoghi che di forte attrattiva turistica. Purtroppo in Calabria forse non c'è ancora quella cultura del turismo che non solo potrebbe portare alto il nome della nostra regione, ma anche dare opportunità di lavoro. Una delle maggiori potenzialità per creare sviluppo in Calabria è riferita proprio a questa branca dell'enogastronomia. Ci sono tutte le condizioni perché consente una crescita grande per questa nostra realtà regionale. Ci sono dei limiti enormi. Se c'è un punto di caduta pesante rispetto a queste potenzialità di cui parlavo prima, sta proprio questo punto di caduta nelle carenze infrastrutturali. Questa è una soddisfazione per i calabresi. Le infrastrutture sono misere, ci sono difficoltà nella viabilità, ci sono difficoltà negli aeroporti, pensi a questo di Reggio Calabria che sta per chiudere. Soprattutto c'è la necessità di una viabilità interna che aiuti appunto gli spostamenti. Penso che c'è più italianità negli Stati Uniti d'America che in Italia, alle comunità calabresi. Negli Stati Uniti d'America decidono andare a scoprire le proprie radici. Penso che sia da una parte una cosa positiva, dall'altra però dobbiamo confrontarci con la realtà che abbiamo. Quando una famiglia, delle comitive che vogliono venire in Calabria e trovano tutte queste difficoltà, come fanno a venire? Penso che sia una grande opportunità questa, sicuramente, però penso che la Calabria si debba anche attrezzare per un'eventualità del genere. Siamo messi proprio male come turismo, siamo messi male e anche, come dire, come attrazione del territorio non è che
siamo, come dire, all'avanguardia, abbiamo lavorato in questi anni per creare anche le infrastrutture necessarie perché poi possa avvenire quello che tutti quanti ci auspichiamo. Sicuramente è un fatto positivo, la Calabria ha molte, molte bellezze. Il problema è che le infrastrutture del territorio non sono adeguate. Penso che è un'ottima cosa, però per arrivare e poi non abbiamo qualcosa per poter presentare è una cosa veramente non tanto bella. Siamo messi male, anzi malissimo sinceramente, e quindi dovremmo fare delle cose per far cambiare un pochino tutto. Il New York Times è un giornale di grande spessore, quindi perché è da visitare. È indubbio che è bella la Calabria, perché ha monti, mari, una posizione come quella che abbiamo noi, bisognerebbe valorizzare. Posso dire che la Calabria è una bella meta e io vengo spesso ogni mese, quindi mi trovo benissimo. Guardi, purtroppo ancora male, perché secondo me non sfruttano tutte quelle potenzialità che noi abbiamo. Io vedo comunque, per esempio, anche le zone di mare, non ci sono delle varie strutture adibite per le persone, perché comunque chi viene da fuori, chi viene da altre regioni oppure da altri paesi esteri, non vengono accolti in maniera, insomma, adeguata. Abbiamo tante cose belle che però vanno migliorate assolutamente. È una fortuna perché è conosciuto in tutto il mondo il New York Times. Il problema è che noi dobbiamo essere bravi nel momento in cui arriva la gente a farla innamorare dei nostri luoghi. Certamente è una meta turistica importante, abbiamo una delle coste più belle d'Italia. Non solo un problema di infrastrutture, ma è un problema anche di viabilità, di possibilità di trasporto, insomma non abbiamo i mezzi necessari a che si favorisca il turismo, questa è la realtà. Abbiamo dei panorami fantastici, la montagna, abbiamo tutto, ci vorrebbe un po' di cura. Se ha detto così vuol dire che vale. Eccoci rientrati in studio per una nuova puntata di Opinioni, questa volta dedicata al turismo. Accogliamo i nostri ospiti Giuseppe Luzzi del Parco Nazionale della Sile, il direttore, e buonasera, il sindaco della città di Pizzo, Gianluca Callipo. Benvenuti. Ben ritrovate. Buonasera. 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 E le bellezze della nostra terra ci sono e come. E non smettono mai di sorprenderci, infatti la nostra regione è sicuramente ricca. Parto da lei, sindaco, di luoghi di grande interesse, no? Non solo per il mare o le spiagge, ma anche per la cultura, per le tradizioni, per l'enogastronomia. Le carenze però sono tante anche, no? Soprattutto sul fronte delle infrastrutture, dell'attrazione del territorio e delle spettatori. La gente che abbiamo sentito per strada lo attesta, lo testimonia. Però volevo prima partire dalle bellezze del territorio. Pizzo è un luogo di attrazione turistica, no? Ricordiamo alcuni luoghi, tra i quali il castello aragonese Murat, che risulta tra parentesi il secondo sito più visitato in Calabria dopo il museo di Reggio Calabria, poi la chiesetta di Piedigrotto, il mare, le spiagge, insomma tanto da vedere, sindaco. Sì, Pizzo come tante realtà calabresi hanno la fortuna di avere mille risorse da far vedere, quelle paesaggistiche, quelle culturali, Castello Murao, Chiesa di Piedigrotta ne sono un esempio, quelle legate alle nostre tradizioni culinarie per esempio, ne sentivo parlare prima nelle interviste anche in merito a quanto detto dal New York Times e quindi
a Pizzo il gelato, il tonno, ma possiamo parlare della cipolla tropea o di tantissime altre ricchezze enogastronomiche della nostra Calabria. Perché lo ricordiamo, il New York Times, quotidiano internazionale americano, consiglia proprio la Calabria tra le mete da visitare nel 2017. Sì, e la consiglia soprattutto per quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, quindi le peculiarità che noi abbiamo da questo punto di vista. L'agricoltura è strettamente legata al turismo, sono due settori che per la Calabria esprimono potenzialità enormi, non lo stesso, diciamo, indotto economico che potrebbero avere rispetto alle potenzialità, nel senso che noi abbiamo ricchezze appunto enormi che non sempre riusciamo a rendere accessibili, sia dal punto di vista della conoscenza, perché noi possiamo avere un qualcosa di bellissimo, ma se poi non facciamo sapere all'esterno della Calabria e quindi al mondo che esiste, è come non averlo. E poi lo dobbiamo rendere accessibile, cioè dobbiamo consentire a coloro i quali sono interessati di poter arrivare, di poter fruire di servizi che consentono tutto un insieme di elementi da far sì che quell'esperienza di viaggio sia un'esperienza completa, soddisfacente, che rispetti le aspettative, e quindi dal decoro urbano alla pulizia delle nostre spiagge, del nostro mare o delle nostre strade, per arrivare chiaramente ai collegamenti con gli aeroporti o con i voli aerei e l'accessibilità dal punto di vista di tutto quello che è un insieme di infrastrutture di cui spesso siamo carenti, è chiaro che c'è tanto da fare. Abbiamo la fortuna di avere le basi, cioè le risorse le abbiamo, e poi bisogna lavorare per far sì che appunto queste risorse creino sviluppo. Io a Pizzo, giusto per riprendere quello che diceva, siamo riusciti a far sì che il Castello Murè e la chiesetta di Piedigrotta siano le seconde mete più visitate dal punto di vista proprio di biglietti venduti, quindi non sono previsioni, sono biglietti venduti che dimostrano quanto ci sia interesse da parte dei turisti di visitare le nostre ricchezze. Questo genera economia nella nostra città, incassi per il comune e posti di lavoro. È di recente, da un annetto circa, no? Arriva a Proda nel porto di Vibo Marina la nave La Belle della Dietrich, una nave crociera, quindi le strade di Pizzo sono percorse anche da un bel gruppo di turisti francesi. Sì, noi abbiamo questa è una grande opportunità per Pizzo, ma in generale credo per la provincia di Vibo e per la Calabria. È un lavoro portato avanti dalla Camera di Commercio, alla quale va dato merito, che ha consentito già da un anno e qualche mese ormai di avere nel periodo invernale, quindi non arrivano in estate, allora arrivano da ottobre-novembre fino a marzo-aprile, e quindi in un periodo di bassissima stagione. Pizzo per fortuna è una città in cui le attività sono aperte tutto l'anno, noi non abbiamo attività stagionali e abbiamo tanti turisti che arrivano anche in inverno. Io l'altro giorno parlavo con una coppia di brasiliani, marito e moglie pensionati, che sono venuti a Pizzo in vacanza e sono stati circa un mese e mezzo, quindi anche una vacanza abbastanza lunga. E sono venuti da fine dicembre ai primi di febbraio, quindi inizia ad esserci anche un turismo, chiaramente ancora è di nicchia nel periodo invernale, tanti stranieri che hanno comprato casa, la vicinanza all'aeroporto di Lamezia Terme sicuramente aiuta, però è chiaro che quello della destagionalizzazione è un tema del quale si parla moltissimo, tutte le classi politiche ne parlano, difficilmente è attuabile se non si lavora su una serie di elementi. Io poi insomma ho delle mie opinioni su questo, dopo non ne parleremo. Non lo dico ora, se no la faccio lunga, però certamente questa della nave da crociera che sta arrivando al porto di Vibo Marina ancora è una prima esperienza. Mi auguro che questa cosa si sviluppi, continui anche con altre iniziative di questo tipo. Ci aiuta molto, perché avere dei turisti appunto in giro per la città in questi periodi comunque è un aiuto all'economia locale. Una cosa positiva, una bella nota. Passiamo allora dal mare alla montagna, visto che abbiamo il direttore facente funzioni del Parco Nazionale della Sila qui in studio. Io chiederei adesso che cosa significa avere un vanto montano come la Sila in Calabria. Ricordiamolo, 21 comuni fanno parte del Parco Nazionale, poi ci sono due centri visita meravigliosi e non mancano ovviamente la storia, l'enogastronomia e tutto quello che può attirare il turista. Quali sono i luoghi, ma anche se vogliamo le iniziative che hanno più colpito i turisti in questo periodo? Ma noi, vabbè, la Sila è conosciuta per, diciamo, per le bellezze naturali legate a questo diciamo unico a livello mondiale di quello che è quest'unicità di questo patrimonio forestale. L'80% della nostra superficie è del parco, che pare a 73.000 ettari. Ricordo che proprio grazie a questo immenso e bellissimo patrimonio naturale siamo diventati prima riserva della biosfera
dell'UNESCO, quindi un riconoscimento, il primo riconoscimento vero in Calabria, e questo già riuscirà ad attirare, sta attirando già ulteriori turisti, in modo particolare se va bene inglesi, perché la Grazia ha quella che è la mission delle riserve della biosfera, che è quello dello scambio di best practice con le altre riserve mondiali, e quindi io so che sì, questa era una notizia che avevo scoperto proprio in fila qualche anno fa, che noi addirittura abbiamo donato dei pini alla Germania per ottemperare al deforestamento. Sì, l'abete bianco, e qui dobbiamo ringraziare la provincia di Vibo Valentia, dove c'è diciamo queste specie, queste varietà delle serre sono più resistenti alle piogge acide e quindi addirittura vengono per prendere il seme e fare... Per una diciamo, volta impianta. Arriviamo prima dei tedeschi. ma in tante cose noi siamo prima, comunque poi tutta la Calabria ha delle specificità e peculiarità, è chiaro che variano da territorio a territorio. Quindi oltre noi quello che abbiamo, noi diciamo c'è un vantaggio, la Sila è facilmente accessibile, cioè rispetto ad altre aree protette, sia calabrese che italiane, è facilmente accessibile. La Sila è baricentrica poi ai due aeroporti, sia di Crotone che di Lamezia Terme, quindi viene più facile diciamo, avere e raggiungere diciamo, la Sila. Noi come attività che stiamo facendo? Quindi in pratica stiamo cercando di far conoscere all'esterno questo immenso diciamo, patrimonio che abbiamo, perché è vero, la mission che abbiamo noi è fare monitoraggio, tutela e conservazione della natura, ma come diceva giustamente il sindaco, poi dobbiamo essere anche bravi a far conoscere ed attrarre. È chiaro che da noi magari è un turismo più di nicchia, un turismo montano, un turismo per diciamo, appassionati del settore, però noi per destagionalizzare il turismo, mi collego a quello che diceva prima il sindaco, Perché la Sila è bellissima anche d'estate. È bella d'estate, però noi quello che d'estate li facciamo venire a spese loro. Nei periodi morti, tra virgolette, noi rimborsiamo alle scolaresche, agli anziani e diversamente abili i costi di viaggio che sostengono per arrivare in Sila. E noi con questo diciamo un piccolo investimento pari a 150-200 mila euro portiamo in Sila con un valore pari a 2-3 milioni di euro. Quindi creiamo un indotto non indifferente in periodi morti, perché è dal 15 marzo al 15 maggio, quando non c'è un'anima in Sila e nella riserva, è dal 15 settembre al 15 novembre. Chiaro. Continuiamo allora a vedere cosa pensa la gente calabrese. Allora no, secondo me no, perché mancano molte strutture adeguate. Anche questo parco per esempio è bellissimo, no? Però sto notando che c'è un degrado. Mi pare che è molto evidente la cosa. Sì, è una bella notizia, ma anche come posti sono molto belli. Purtroppo non so che cosa manca, siamo inadeguati in molte cose. Insomma, a me piace anche se sono diciamo di fuori, perché sono tanti anni che sono qua. Magari qualche cosa bisognerebbe un po' metterla a posto. Beh, io penso per i turisti che vogliono davvero vedere il buon mare, tutto è buono. Magari per i ragazzi ci sono meno cose. Poi si mangia bene, logico, si mangia bene. Siamo ridotti male, come si dice? Potrebbe, perché le bellezze ce l'ha, naturali e quante. Però non sono valorizzate. L'ho sentito e sono d'accordo. Le bellezze non sono valorizzate da noi, no? L'ho sentita questa notizia, mi ha fatto piacere, però siamo così. La migliore in senso assoluto del nostro pianeta. Abbiamo bisogno di politiche turistiche, politiche ambientali, si potrebbe lavorare. Penso che sia da una parte vero, anche se c'è bisogno di più salvaguardia del territorio da parte di noi stessi calabresi, una cementificazione più diversificata e meno aggressiva. È una meta, no, secondo me è adeguata, c'è tante cose da vedere. Una bella notizia, sì. Non tanto, non è che non avremmo bei posti, però non è abbastanza sviluppata. Se ci fossero cose più da poter attrarre i ragazzi, Catanzaro Centro proprio è affossato, Lido no, è un mare meraviglioso. A parte il fatto del cibo, c'è il fatto che si possono raggiungere i monti e il mare in pochissimo tempo, quindi è in una posizione ottimale da questo punto di vista. Sarebbe una delle migliori mete turistiche, perché penso che il nostro territorio, il mare, le montagne, i laghi e terra sono invidiabili, solo che non si è riuscita a sfruttare nel modo adeguato per tutte le problematiche che sappiamo. La nostra terra, basta farsi una passeggiata già con questa giornata oggi sul mare, ti apre il cuore, ti dà
delle emozioni eccezionali. La Calabria, penso che a livello di territorio, tra montagna e mare, abbiamo una pista che si vede mentre sci il mare, abbiamo un patrimonio come la Sila, abbiamo il mare bellissimo, a voglia, ci vorrebbero solo un po' più di infrastrutture e lì investire per migliorare la disoccupazione. No, potrebbe esserlo, ha potenzialità enormi, troppi servizi, quelli sono basilari. Adeguata no, perché non ci stanno infrastrutture, specialmente io abito nella Locrida e lì siamo proprio senza servizi. Da visitare sì, perché è bellissimo, è stupendo, ma è proprio abbandonato. È bellissima la Calabria. Lascia un pochino a desiderare, però si potrebbe fare di meglio. Ottimo, tante bellezze da scoprire in Calabria. Da scoprire e non conosciute, purtroppo. C'è molto da fare, c'è molto da fare. Speriamo. Ma certamente, perché no? Sono d'accordo. Dovremmo essere noi a saperli poi gestire questi ospiti. Ho letto l'articolo sul giornale. È quello che un po' ci frega, altro che un problema di mentalità. Ottimo, io sono vibonese, quindi Tropea, quelle zone, effettivamente è un bel luogo. Sì, parcheggi è abbastanza problematica come cosa, sì. È una bella cosa sicuramente. Bisogna vedere come li accogliamo, bisogna vedere se le strutture sono organizzate in maniera perfetta, le distanze, i trasporti. Perfetto, sono veramente felice di questa cosa. Finalmente forse si può riscoprire quello che è veramente la Calabria. C'è molto da lavorare, un po' ancora c'è da lavorare, però si potrebbe fare di più. Più comunicazioni fra le varie città, più pubblicità, più valorizzazione dei vari lungomari che sono lunghissimi e molto belli, più amore per il territorio, ecco. Mi piace anche più qua. Anche quello che qua fa acqua da tutte le parti, vengono sprecati i fondi. È vero è che va sicuramente incentivato questo modo di fare politica, perché in Calabria il turismo non l'abbiamo mai saputo fare. I vari enti turistici, che tra le altre cose sono stati dei fallimenti, perché hanno messo a lavorare tutte persone che poi di turismo non ne volevano sapere. Quando noi troviamo l'occasione come questa, che a New York hanno detto che in Calabria si mangia bene, che in realtà era questo il problema, no? Hanno detto che in Calabria si mangia bene, ci sono dei prodotti tipici molto validi da valorizzare, eccetera, noi dobbiamo essere contenti, dobbiamo darci da fare perché si verifichi in maniera più sostanziosa e sostanziale la pratica turistica, che da noi comunque è sempre poco. È il momento di parlare delle criticità del nostro territorio, soprattutto quando bisogna mostrarlo ai turisti. Allora chiedo a lei, sindaco, che suo malgrado è stato protagonista dell'emergenza proprio sulle coste della sua Pizzo, il Mare Verde, quindi l'emergenza algale. Come l'ha affrontata? Beh, è chiaro che quando capitano giorni in cui si arriva in spiaggia e si vede il mare che ha un colore diverso da quello che dovrebbe essere, c'è forte preoccupazione, telefonate che arrivano in comune, in capitaneria di porto, a tutti gli enti preposti, controlli che vengono attivati, e per fortuna poi si è chiarito che si trattava di mucillaggini, cioè di una forma che purtroppo da qualche anno si sta verificando anche in Calabria. Negli anni passati si verificò nell'Adriatico, non so se qualcuno ricorda, quando, sì. Ovvero una esplosione a seguito di particolari situazioni di temperature delle acque, di un innalzamento improvviso della temperatura e di una stagnazione dell'acqua e di una serie di fenomeni, insomma, che poi sono studiati dai biologi, si crea questo fenomeno dell'acqua verde per la presenza appunto di queste mucillaggini. È successo sia a Lamezia che a Isola, a Caporizzuto, ma si ripresenterà l'estate prossima? Questo è un fenomeno naturale, purtroppo è difficile prevederlo. Una cosa che io voglio chiarire, ed è importante che si sappia, perché una cosa è l'inquinamento che deriva dalla fogna piuttosto che da altri elementi che possono arrivare a mare, una cosa è il fenomeno dell'acqua verde, che non significa che ci sia inquinamento. L'acqua è balneabile, diversamente chiaramente si dovrebbero fare degli interventi diversi, ma è chiaro che nessuno si vuol buttare a mare quando vede l'acqua di quel colore lì. Noi a Pizzo, per esempio, già da diversi anni abbiamo fatto interventi importanti sugli impianti di depurazione della nostra città, abbiamo le autorizzazioni definitive allo scarico, siamo
ritengo, e questo anche rispetto ai controlli che ogni anno fa la Capitaneria di Porto su indicazione, su direttiva della Procura della Repubblica, un comune che dà esempio rispetto all'efficienza della depurazione, però quando si verificano questi fenomeni, noi abbiamo poi il bacino dell'Angitola che attraverso il fiume Angitola diciamo contribuisce anche a questo fenomeno algale di acqua che arriva comunque diciamo in mare, che aiuta questo fenomeno. Io mi auguro che non si ripeta in futuro. Per quello che dipende da noi, cioè l'attenzione sulla depurazione, sui sistemi fognari, questa è un'attenzione massima che c'è ogni anno, è fondamentale per la nostra città e per la nostra economia. È chiaro che il mare è aperto e quindi la sporcizia può arrivare dalla nostra regione o da altrove, e quello è una problematica che capita, può capitare, e non dipende dalla volontà del singolo comune, non la si può bloccare purtroppo. Però bisogna investire. Il tema della depurazione è un tema sul quale la Regione Calabria deve investire, perché è chiaro che se l'impianto di depurazione di Pizzo funziona, ma poi i comuni che stanno a monte non hanno proprio il depuratore, perché noi abbiamo comuni nel nostro entroterra che non hanno materialmente il depuratore, per la legge di gravità non può salire, ma deve scendere per forza quello che scaricano nei sistemi, insomma, fognari che hanno, e che poi però non confluiscono in un depuratore ma in fossi, è chiaro che il problema c'è. Non a caso ci sono dei fondi CIPE che sono stati stanziati già da diversi anni. Attualmente il settore, l'utilizzo di questi fondi è nelle mani di un commissario che è individuato da un dirigente della Regione Calabria, e mi auguro che queste risorse vengano utilizzate al più presto per ridurre questo fenomeno. Esattamente, perché il mare sporco, insomma, è un problema che viviamo in Calabria. Allora, io turista, scelgo di amante dello sport invernale, vengo in Sila, e allora, come siamo messi in termini di impianti sciistici? L'Orica è ormai chiuso da 2-3 anni. E poi abbiamo Villaggio Palumbo con la gestione, insomma, privata, e poi Camilla Tello Silano con una gestione pubblica. Direi che ci sono questi, al momento, questi due impianti che funzionano, in particolar modo quello di Camilla Tello, che è gestita proprio dalla regione con gli operai ARSAC, fanno un lavoro immenso per garantire l'accessibilità a questi impianti. È chiaro che, a mio avviso, quello che si dovrebbe fare, quindi un appello anche alle istituzioni competenti, visto che ora ci sono pure i fondi POR della Regione Calabria. Magari ne parleremo sì, anche più questo, quindi ci sono tutte le potenzialità e le risorse per creare un vero e proprio bacino sciistico, che deve essere però non tanti piccoli impianti frammentati. Si parlava pure di rifare l'impianto di Ciricilla, non servono piccoli impianti, serve una destinazione turistica per gli appassionati del turismo invernale, ma dove uno che arriva poi ci devono essere tutti i servizi annessi e collegati, e va comunque valorizzata. Quindi si tratta di fare delle scelte politiche consapevoli, nel rispetto comunque di quello che è un'area protetta. Ricordo che in molti casi proprio nell'impianto di Camilla Tello ci sono limitrofe un sito di interesse comunitario e una zona a protezione speciale, dove comunque devono essere garantiti dei livelli di tutela di queste aree. Quindi di quale particolare sarebbe la zona pregio. Migliore per poter... E la zona migliore, secondo me, dovrebbero potenziare un po' Camilla Tello. Poi aspettiamo la riapertura di L'Orica, perché mo è stato fatto un impianto a norma, delle piste a norma, e quindi i fatti di cronaca sono noti, qui poi spetta ad altri verificare determinate, se ci sono o meno delle responsabilità. Quello che però si deve fare è, per esempio, collegare Camilla Tello. E noi, con un progetto che volevamo poi portare avanti in futuro con le car sharing, ad esempio, quindi a impatto zero, poi collegarlo, ad esempio, Camilla Tello, che è vicino a Silvana Manzio, sì, dove c'è Carlo Magno, c'è lo sci di fondo. Allora, uno che poi smette di sciare, che si fa scia, può andare là a fare questo sci di fondo, seguire come ci saranno nel prossimo weekend i cani da slitta. Quindi tutta una serie di attività che vanno collegate tra loro, affinché chi arriva poi non resti fisso. Percorsi turistici sempre migliori. Sempre migliori. C'è anche un simbolo della Sila molto importante, quello del lupo. Come si dichiara la Calabria rispetto alla caccia comunque discriminata?
Guarda, noi su questo siamo pronti a fare le barricate come Barco, quindi oltre, diciamo che c'è stata, diciamo, una presa di posizione netta nella conferenza Stato-Regione, quindi sì, le regioni anche si sono espresse. L'EMPA si sta battendo, proprio ieri, penso ha detto che non caccia in nessun caso, neppure a certo, fini scientifici. Fini scientifici io non condivido, cioè noi per legge se c'è un danno accertato, è chiaro che i danni se sia lupo vanno accertati, molte volte ci sono delle storie, non dico che tutti dichiarano il falso, però vanno accertate come facciamo noi. Noi abbiamo un veterinario, c'è il corpo forestale che ci supporta e andiamo a verificare quelli che sono effettivamente i danni da lupo o meno. Se è da lupo lo indennizziamo, se non è da lupo non lo indennizziamo. Senza fare insomma del caso singolo, del caso universale. Singolo, e poi quello che si devono mettere, uno deve decidere le scelte, diciamo tra virgolette, politiche che vuole fare. Noi ai pastori abbiamo dato pur parallelamente, perché noi coordiniamo un progetto proprio sulla valorizzazione del lupo, la protezione del lupo, e diamo ai pastori proprio il cane pastore dell'asila, dandogli a chi prende questi cuccioli anche una dote di 1.000 euro per portarli, diciamo, in età, per accompagnare nella crescita. Vediamo adesso Ottimo. Cosa arriva dal web, perché in ogni puntata noi riusciamo anche a catturare le opinioni degli utenti internet. Vediamo un po'. Allora, questo qui è un post di Selvaggia Lucarelli, voi la conoscete come influencer. Bene, lei ha criticato aspramente una campagna pubblicitaria della regione Calabria, che per l'appunto con un impianto grafico, diciamo, non dei migliori, ha voluto promuovere le nostre bellezze. Inadeguato questo modo di far pubblicità e soprattutto turismo in Calabria, tanto da essere criticato aspramente da una che le persone le influenza, voglio dire, da giornalista, ma prima di tutto da utente web. Andiamo ancora ad un'altra notizia, ha fatto rumore ma è comunque molto significativa, non ha fatto molto rumore, però la presa di posizione di Roberta Milano, vedete, direttore marketing dell'Ente Nazionale del Turismo, e nella cartina si mostrano le presenze straniere in tutta Italia. E pare che proprio la Calabria sia messa abbastanza maluccio. Andiamo avanti, ci sono ancora diverse eccellenze però che coinvolgono la nostra terra, pensiamo alla startup calabrese ViaggiArt, per esempio, che è il massimo, diciamo, come app per scoprire il turismo. Andiamo avanti. Ecco qui, abbiamo invece un utente molto soddisfatta dell'asila, come potrebbe fare altrimenti, una visita in Calabria in periodo invernale dell'Epifania. Andiamo avanti. Vediamo questa volta la Repubblica, che ci dice appunto che la locomotiva a vapore sbuffa sulla neve dell'asile. Magari ne parleremo, anzi se ne vuole approfittare per dire giusto che tratte fa questo trenino a vapore, può farlo subito. Sì, al momento direttore. È stata aperta, l'anno scorso è stata inaugurata questa tratta che va da Camigliatello Silano a Silvana Manzi, in uno dei luoghi più belli e suggestivi, quindi vi invito poi insieme al sindaco a venire a visitarla. Ma un percorso tratta. Breve? È un percorso, sì, al momento è breve, non è un percorso molto lungo, però so che ci sono in itinere degli accordi tra il sottosegretario Bianchi e la Regione Calabria per il tramite del Presidente Oliverio per valorizzare tutta quella tratta asilana di questo trenino a vapore, quindi con tutti dei servizi collegati, e quindi questo può dare, diciamo... Dove si compra il biglietto? Il biglietto si compra a Camigliatello. Si può comprare la camminata. Quindi allungherete il percorso? Sì, sì, molto lungo, sì, sì. Tutta la tratta vogliono ripristinare. Allora, tanta bellezza anche per i borghi calabresi. Vediamo un altro post. Eccolo, questo è il castello di Santa Severina, uno dei più belli in assoluto in Calabria, in perfetto stato tra l'altro, ed è davvero molto molto bello e apprezzato da tutta la community web. Poi ancora, molte criticità però vengono esposte dagli utenti quando magari, lo dice il Corriere, sono stato in Calabria a luglio, turismo, molta strada da fare, problemi, rifiuti, incendi, abusivismo edilizio, accoglienza addirittura. Questo come commento anche in qualche modo al New York Times, che ci aveva eletto comunque meta imprescindibile del 2017. Chiudiamo con un altro utente che commenta dicendo: la Calabria è una delle mete, sì,
dal New York Times tra le migliori al mondo, eppure senza soldi, quindi ci si preoccupa della ricaduta poi del turismo su le attività, sul settore commerciale. C'è molta strada da fare ancora? Non ci sono poi questi riscontri economici dal turismo? Ci sono i riscontri economici. La SILA ce li ha davvero per le potenzialità che c'ha? C'è stata un'indagine pure della Fondazione Univerde, dove risultiamo il parco più visitato tra i parchi italiani. Quindi è chiaro che c'è molto da fare. Noi, in merito a quello che diceva lei sulle ospitalità, diciamo cosa, abbiamo da 3 anni stiamo facendo d'estate la Summer School, proprio con esperti diciamo mondiali, proprio per formare, cercare di formare gli operatori, i ristoratori, in modo tale da dare dei servizi migliori. Quindi stiamo mettendo in atto tutta una serie di iniziative. È chiaro che ci sono delle cose che si possono fare nel breve periodo. Se partiamo dall'anno zero, è chiaro che c'è ancora da fare, c'è da lavorare. E senza soldi la Calabria o sono mal spesi? La Calabria non si può dire che sia senza soldi, i calabresi sono senza soldi. La Calabria è senza, non si può dire che non abbia i soldi, perché i fondi comunitari non li restituiamo, quindi fin quando restituiremo soldi all'Europa non potremo lamentarci di non averne abbastanza, parlo come diciamo, certo. Regione e poi di conseguenza i vari come regione, enti. Come regione. I calabresi invece i soldi certamente non ne hanno, nel senso che basta vedere qualunque statistica. Beh, si sa che la Calabria è la più povera. Purtroppo il PIL pro capita in Calabria è il più basso, le difficoltà delle famiglie, famiglie e delle imprese sono enormi, difficoltà che si ripercuotono poi sui comuni, perché spesso il sindaco o l'amministrazione comunale è l'unico diciamo sportello sempre raggiungibile dal cittadino, anche se le competenze non sono le nostre. Sul turismo c'è tanto da fare per aumentare l'indotto economico che questo genera. Nella mia città, per esempio, racconto questo, abbiamo diciamo, un turismo che si è sviluppato negli anni passati grazie all'esistenza di villaggi turistici molto grandi. È chiaro che un villaggio, quanto più è grande, quanto più tende a far sì che i turisti rimangano all'interno del villaggio. E un turista meno gira e meno spende. E noi stiamo incentivando in questi anni la nascita di attività ricettiva nel centro della nostra cittadina, alberghi che si stanno realizzando anche tramite investitori tedeschi o stranieri, B&B, nascita di accoglienza diffusa, e un turista che vive il paese, un turista che spende di più, che gira e quindi aiuta maggiormente l'economia. Tanto c'è ancora da fare, però credo che ci siano tutti gli elementi per poter far bene. Vediamo i dati statistici macro adesso, chiedo alla regia di mandarci subito la grafica. Il turismo è l'indagine d'opinione di questa settimana, il campione è sempre scandito secondo l'età, dai 18 ai 75, per sesso, età ed area di residenza. Andiamo avanti. Questo è il campione, ovviamente 18-25, 36-55, 56-75, uomini e donne. Proseguiamo velocemente. Lei pensa che il turismo sia un settore per lo sviluppo della Calabria? Ci dice fondamentale il 32%, il più importante di tutti. Ci risponde importante, ma ci sono settori ancora più importanti, ce lo dice il 53%, che crede poco quindi nel turismo come risorsa economica. Ci risponde il 15%, non so. Andiamo avanti. Cosa bisognerebbe fare per sviluppare il turismo in Calabria? Migliorare i servizi, ci dice il 72%, e le infrastrutture. Comunicare meglio, il 52%, fare una comunicazione più efficace sulla Calabria. Più turismo culturale, 65%, musei, siti archeologici, luoghi storici. Il 5% ci dice non saprei. Insomma, ci sono delle problematiche chiare un po' a tutti i cittadini calabresi. Rispetto al discorso che facciamo prima, siamo in chiusura, quindi i POR aiuteranno il rilancio della SILA, le aree protette sono messe al centro della pianificazione comunitaria regionale per la prima volta. Per fortuna sì, perché ci hanno coinvolti in prima linea, diciamo, quindi con delle funzioni ben precise, quindi sia di conservazione delle risorse, ma soprattutto di valorizzazione delle bellezze naturali. Quindi è vero, ci devono essere queste bellezze, però le dobbiamo anche valorizzare e far conoscere meglio, soprattutto
all'esterno. Noi addirittura come parco ci siamo candidati a coordinare questa iniziativa sul marketing e sul brand delle aree protette calabresi, in modo però dobbiamo fare sistema, dobbiamo essere bravi tutti assieme a fare gioco e a metterci in gioco per un futuro questo diverso. Questo per commentare musei, siti archeologici, quello che bisognerebbe fare. Sì. Intanto vediamo il parere dell'esperto. Professor Abbis, il turismo è per il 32% dei calabresi il settore più importante, ma le cose da fare per incentivarlo sono tante, questo è emerso dai cartelli Macno. E sicuramente la sfiducia anche tra la gente tende ad aumentare. Sì, il turismo è considerato una leva fondamentale per lo sviluppo della regione. Per un terzo dice che è la più importante. Possiamo immaginare che l'altro 70% dica sia importante insieme ad altri settori. Quindi quello che si dice un settore strategico. Però a fronte di questa risposta, che se vogliamo anche un po' lineare, chi non direbbe una cosa del genere su una regione che ha qualità come la Calabria di offerta turistica, emergono soprattutto le grandi problematiche percepite anche dai calabresi, che sono essenzialmente due. La prima legata alle infrastrutture, cioè il tema dei servizi, delle infrastrutture dell'offerta turistica, strade, alberghi, servizi vari, eccetera, sono molto carenti, secondo l'opinione dei calabresi, e questo favorisce il dato che rispetto alla potenzialità la Calabria fa ancora poco. L'altro tema è quello della comunicazione, l'immagine che si vuole dare della Calabria. La Calabria nel tempo ha fatto molta comunicazione nel passato sulla propria immagine in chiave anche turistica e culturale. Queste operazioni hanno sortito pochi risultati, quindi il tema della comunicazione è uno dei temi fondamentali percepito anche da parte dell'opinione pubblica calabrese. Si fa poco per far conoscere bene quello che è la Calabria. La Calabria, come sappiamo, ha una forte densità di offerte naturali, archeologiche, storiche, culturali e quant'altro. Ecco, questa mancanza di strategia di marketing è percepita come uno dei punti altrettanto importanti di criticità rispetto alle grandi qualità della possibilità che avrebbe la Calabria. Infrastrutture fisiche da una parte e cultura della comunicazione dall'altra. È di moda la Calabria, anche il New York Times ha detto recentemente che dovrebbe essere una delle prime regioni a essere visitate. Quindi c'è un'onda favorevole in termini anche di contesto e di clima, di opinione e di attenzione generale verso la Calabria. Sarebbe un peccato non poter sfruttare questo elemento così, questo vento favorevole rispetto a quello che la Calabria potrebbe intercettare in termini di turismo nazionale e internazionale. Sindaco, cultura della comunicazione e infrastrutture che mancano, ci dice il professor Abbis. Beh, condivido in pieno, è certamente così. Si diceva prima, essenzialmente ed esce anche dall'intervista del professore, tanti sono i soggetti che si occupano di turismo. Ognuno va slegato dall'altro, la regione, il comune, la provincia, la camera di commercio, il parco, tantissime le categorie imprenditoriali. Allora, innanzitutto è necessario fare una strategia unica, perché se all'esterno ognuno ha una voce diversa, difficilmente c'è una comunicazione che, seppur si fa, poi va a creare degli effetti positivi e importanti rispetto a quanto si investe, soprattutto. Quindi la necessità di fare una strategia condivisa, è chiaro che questo ruolo deve fare la regione. E il secondo, quello di investire secondo delle azioni appunto che siano condivise e che poi vengano portate avanti nel tempo, mentre noi siamo abituati a delle iniziative spot che non poi arrivano a buon fine perché non sono persistenti. E terzo, quello delle infrastrutture e dei servizi, lì è uno sforzo enorme che va fatto sia rispetto al governo nazionale per il miglioramento infrastrutturale aeroportuale, ferroviario, autostradale, eccetera, e sia interno nostro, di miglioramento della qualità della nostra ricettività alberghiera, che è mediamente buona, e però sicuramente c'è tanto da fare sotto l'aspetto dell'accoglienza, quindi penso alla professionalità turistica, rispetto al lavoro che vanno fatti nei singoli comuni. Noi lavoriamo molto sul decoro urbano, perché quando un turista arriva e trova i cassonetti pieni di rifiuti o le strade piene di invase dalle canne, è chiaro che non è e non può essere un buon modo di accogliere il turista, come d'altronde il residente, perché poi
essere turista significa essere residente provvisorio, e quindi noi dobbiamo migliorare i servizi per tutti che avvantaggeranno i residenti, sì, sì, e certamente anche per chi, i turisti, insomma, risiede in Calabria e per chi arriva da fuori. Direttore, in chiusura, il massimo il sito possiamo dare della Sila, il www.parcosila.it. Immagino che sia importante anche non solo per le scolaresche, come diceva lei prima, informarsi, perché viene rimborsato tutto, quindi la visita in questo parco meraviglioso, sì, ma penso che sia anche utile cominciare ad organizzare e pianificare delle vacanze anche in montagna per noi calabresi stessi, no? E quello ci stiamo già lavorando. Poi io ho la fortuna che il mio commissario insegna marketing, quindi ecco, è abbastanza avanti, e per questo vogliamo coordinare queste iniziative, diciamo, anche a livello regionale, proprio perché può essere un valore aggiunto. Però, come dicevo prima, sono d'accordo col sindaco, dobbiamo fare rete. Grazie. grazie davvero ai nostri ospiti. Ricordate di scriverci sui nostri contatti, quindi il nostro indirizzo email, il nostro sito internet e i contatti Facebook e Twitter, la C canale 19. Mi raccomando, le vostre opinioni sono molto importanti, altrettanto come quelle dei nostri ospiti. Rosaria, che ringraziamo nuovamente. Non mi resta che dire che ci vediamo venerdì prossimo 20:45, puntuali come sempre.